Appuntamento di questo ciclo, ritmo circadiano e salute, nutrirsi al momento giusto per stare in salute con la dottoressa Laura Carabelli. È veramente un piacere, a nome dell'università e soprattutto io parlo come delegato del rettore all'inclusione, veramente un piacere poter ospitare la dottoressa Carabelli e dare la possibilità a tutti i nostri studenti, al personale e soprattutto alle persone diciamo che ci seguono comunque anche dall'esterno, dalla possibilità di approfondire questa tematica. Lascio la parola alla dottoressa Alessandra Massioni che introdurrà il colloquio di oggi. Grazie. Grazie. Bentrovati a questa seconda lezione del ciclo di seminari Formazione e Salute, come anticipava la professoressa Minelli. Ciclo di seminari dedicati alla trattazione di argomenti scientifici, di carattere scientifico, di interesse comune. Infatti, la scorsa settimana si è svolta la prima lezione sul tema Covid e immunità, che ha approfondito le evidenze emerse dagli studi scientifici più recenti e anche, cosa molto importante, quali saranno i possibili scenari futuri. Formazione Salute si svolge in collaborazione, grazie alla collaborazione con Humanitas. Infatti oggi abbiamo in aula anche Francesca Preziosi dell'area comunicazione Humanitas Mater Domini, con cui già da tempo stiamo condividendo delle iniziative di promozione della salute e prevenzione dedicate al nostro personale e ai nostri studenti. Devo dire che l'argomento di oggi, e colgo l'occasione per dare il benvenuto alla dottoressa Laura Carabelli, medico specialista in dietologia, l'argomento di oggi è molto molto attuale perché parla dei cosiddetti ritmi circadiani correlandoli all'alimentazione. Perché un argomento attuale? Perché se ci riflettiamo, questa fase storica ha determinato tantissimi cambiamenti nelle nostre abitudini di vita e quindi sarà interessante approfondire questi aspetti. Tra l'altro l'argomento, il tema di oggi, l'alimentazione, è per noi molto, molto sentito in quanto l'IUC è in linea con le azioni che il nostro Ateneo sta portando avanti in merito all'educazione a stili alimentari sani e sostenibili. E infatti, proprio in questi giorni, presso l'Ateneo, e anche qua abbiamo un cesto in aula e altri due sparsi in alcuni banchetti sotto, al piano terra, stiamo distribuendo della frutta che l'IUC ha deciso di acquistare dai GAS, dal gruppo di acquisto solidale. Passo immediatamente la parola alla dottoressa Laura Carabelli perché sicuramente questo tema è molto molto particolare e interessante. Grazie Laura. Grazie Alessandra. Buongiorno a tutti. Ringrazio prima di tutto la LIUC e l'Humanitas che mi hanno dato questa opportunità di tenere questa conferenza che spero possa essere di aiuto per darci un po' più consapevolezza di quello che è successo negli ultimi 2 anni e di come abbiamo in realtà alterato tutto il nostro ritmo circadiano e che come questo possa aver compromesso anche il nostro stato di salute. Allora, c'è sempre iniziare qualsiasi conferenza citando il padre della medicina Ippocrate, che in realtà aveva visto tanto, e noi stiamo tornando un pochino a lui, perché già nel 400 a.C. lui aveva capito il binomio, la complementarietà tra alimentazione ed esercizio fisico per stare in salute. E infatti disse: se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in eccesso né in difetto, avremmo trovato la strada per la salute. Effettivamente, la salute è un concetto che non sempre c'è chiaro, ma che è stato ben definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,
che l'ha definita come non semplicemente assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. E noi spesso ci dimentichiamo di questo, per cui pensiamo di avere un po' di gastrite, prendere un farmaco e risolvere il problema, ma non è quello, noi dobbiamo affrontarlo in modo triangolare. Questo triangolo della salute è un concetto che è nato dalla chiropratica, che vede questi concetti che a me piacciono molto, cioè questa integrazione tra un aspetto strutturale, un aspetto emozionale e un aspetto chimico-nutrizionale. Quindi se noi abbiamo una gastrite, possiamo aver abusato di farmaci, magari di Fans, quindi ci è venuta una gastrite, possiamo aver condotto uno stile di vita alterato per lungo periodo, per cui a un certo punto noi prendiamo anche il farmaco, ma la gastrite non passa se noi continuiamo ad abusare di caffè, abusare magari di sostanze acide, magari in quel momento lì anche la spremuta d'arancia va limitata a favore di altri tipi di frutta, dovremo limitare un pochino i fritti. E se poi questa gastrite è insorta in un momento particolare, in quel livello lavorativo sono stressato, finché io non elaboro anche questa cosa, utilizzo delle tecniche magari emozionali per superarla, la gastrite rimarrà. Ho usato questo esempio, quello della gastrite, perché in quest'ultimo mese io ho visto tantissime riacutizzazioni di gastriti e reflussi nei pazienti, pazienti che magari non avevano da anni. E io mi chiedo, ma cosa stiamo vivendo in questo momento a livello emozionale mondiale? Che cosa dobbiamo digerire che facciamo fatica a digerire? Questo per far capire che la salute va affrontata in modo triangolare, quindi non solo comportamentale. A questo proposito, vorrei partire così. Allora, vorrei tornare un attimo indietro a quello che è successo in questi ultimi 2 anni per capire poi come affrontare il tema della salute. Allora, questo è stato uno studio che è stato fatto nel 2020, nei primi 6 mesi di Covid, ed è stata analizzata quella che era la morbilità, l'incidenza di malattie e la mortalità da Covid nella popolazione. E si è visto dagli studi che c'era un'incidenza maggiore nel sesso maschile, ma soprattutto in coloro che avevano come comorbilità ipertensione arteriosa, patologie cardiovascolari, scompenso, fibrillazione, diabete, demenza e poi anche patopatie, insufficienza renale. Ma se noi guardiamo quest'altra slide che analizza le principali cause di morte nel 2016, come potete vedere sono le stesse patologie principali, quindi problemi cardiaci, infarti, patologie polmonari ostruttive, Alzheimer, diabete. Ebbene, che cosa accomunano queste patologie, le patologie cardiovascolari, il diabete, le demenze, in particolare l'Alzheimer? L'insulinoresistenza e l'inflammaging. E questo ci deve far pensare, perché l'insulinoresistenza, e poi vi spiego in poche parole cos'è, è una patologia che rientra nella patogenesi di tantissime patologie, dall'ovaio policistico, che è una patologia in aumento anche nelle ragazze giovani, all'ipertensione, all'iperglicemia, fino all'intolleranza a glucosio e al diabete, all'obesità, alla dislipidemia, ma anche ad alterazioni a livello endoteliale della coagulazione. L'insulinoresistenza è un meccanismo che si viene a alterare per un'alterazione di quello che è l'azione dell'insulina. Allora, quando noi pranziamo, abbiamo un innalzamento della glicemia, che è legata al tipo di cibo che assumiamo all'interno del pasto. Questo innalzamento della glicemia ci porta ad attivare a livello del pancreas la secrezione dell'insulina, che è l'ormone che ci permetterà di utilizzare questi zuccheri nelle varie cellule, quindi depositare a livello di glicogeno epatico, a livello muscolare, possiamo introdurre lo zucchero nel tessuto adiposo e formare adipociti. Questo in maniera fisiologica, quindi io ho un pasto, un innalzamento della glicemia, l'insulina fa effetto, entra lo zucchero nella cellula e ritorna la glicemia ai valori normali. Negli ultimi anni in realtà c'è un abuso, un'alimentazione scorretta, e poi lo vedremo, che ci ha portato a una continua secrezione, un'iperglicemia, spesso legata anche a fattori di stress, e poi su quello lo vedremo più avanti, che porta a un continuo stimolo dell'insulina, fino a un alterato meccanismo recettoriale, cioè si riduce la sensibilità recettoriale dell'insulina, è come se noi volessimo introdurre una chiave per aprire una porta, la chiave non gira più, la porta non si apre, lo zucchero non entra nella cellula, per cui rimane ancora alto nel sangue e questo manda di nuovo il segnale al pancreas di produrre insulina.
Questo blocco, questa ridotta sensibilità insulinica, nel tempo ci porta proprio al diabete, cioè si esaurisce la riserva pancreatica e si va incontro al diabete. Poi abbiamo l'inflammaging, che è l'altra causa principale di patologie al giorno d'oggi. Se ne parla molto negli ultimi anni. L'inflammaging è un termine che è stato coniato dalla crasi tra infiammazione e invecchiamento. Noi possiamo avere un'infiammazione acuta, ovvero abbiamo una tonsillite, prendiamo l'antibiotico, superiamo la tonsillite e ritorniamo allo stato iniziale. Possiamo avere delle patologie invece che tendono a cronicizzare per eventi stressogeni, virus, batteri, ma anche per lo stress psicologico. Questo ci porta a una infiammazione cronica di basso grado che porta a tutte delle alterazioni all'interno dell'organismo con attivazione e produzione di citochine infiammatorie che mantengono questo stato infiammatorio fino a creare alterazioni a livello dell'endotelio vascolare, patologie cardiovascolari, ma ci portano anche a patologie degenerative neurologiche, la demenza di Alzheimer, fino ad alcuni tipi di tumori, il tumore alla mammella, il tumore al colon. Quindi l'infiammazione è una delle temi che va affrontato e da quella descrizione che vi ho fatto vi può venire in mente la descrizione che aveva fatto anche la professoressa Resciglio la volta scorsa sul Covid, che è una patologia altamente infiammatoria dove abbiamo un'elevata produzione di citochine che colpiscono non solo il polmone ma anche l'endotelio, quindi altri distretti dell'organismo. L'obesità stessa è una patologia infiammatoria, ormai viene considerata una patologia infiammatoria che produce appunto queste citochine che automantengono e amplificano le problematiche legate all'obesità. Quindi, inflammaging e insulinoresistenza insieme sono concausa di tante patologie. Dopo questa notizia tragica abbiamo una notizia però positiva, e cioè che l'infiammazione cronica e l'insulinoresistenza possono essere prevenute come? Con l'alimentazione, con una restrizione calorica, con una dieta antinfiammatoria e con lo stile di vita. Quindi, come possiamo stare in salute a questo punto, alla luce di questa breve introduzione? Personalizzando prima di tutto la nostra nutrizione, in base a quello che è il nostro stile di vita, la nostra attività lavorativa, la nostra attività fisica. Inserire l'attività fisica con regolarità, questa deve essere inserita come fosse una prescrizione medica. Io spesso la inserisco alla fine della relazione che lascio al paziente dicendo: bene, lei dovrà iniziare a fare 30 minuti di camminata al giorno, come fosse una prescrizione. Tanto quanto la prescrizione di un antinfiammatorio, ci deve essere la prescrizione dell'attività fisica, perché è fondamentale insieme all'alimentazione per prevenire tutte le patologie di cui abbiamo parlato prima. Il rispetto del ritmo circadiano, e ora entriamo anche in questo argomento, tecniche di rilassamento, perché visto lo stress a cui andiamo incontro negli ultimi decenni, negli ultimi due anni in maniera ingravescente, abbiamo sempre più necessità di introdurre anche delle tecniche di meditazione e rilassamento per ridurre lo stress. E poi inserire il flow. Il flow, il flusso è fare ciò che ci piace, cioè inserire nell'arco della giornata, soprattutto verso sera, un hobby, un qualcosa che ci aiuti a rilassare, a spegnere la testa dall'attività lavorativa, dalle preoccupazioni personali, dalle preoccupazioni mondiali, per cercare quindi di incrementare il nostro benessere personale. Ora parliamo del ritmo circadiano. Del ritmo circadiano se ne è parlato molto negli ultimi anni. Nel 2017 è stato vinto proprio il Nobel da tre medici che hanno studiato il ritmo circadiano. Cos'è il ritmo circadiano? Circadias è tutto quello che succede nell'arco delle 24 ore nel nostro organismo, tutte quelle variazioni all'interno del nostro organismo che sono regolate da fattori esterni e fattori interni. In realtà questo non avviene solo soltanto nell'uomo, ma esistono tutta una serie di meccanismi che regolano i ritmi anche nella natura, per le piante, per gli animali. Ci sono dei fattori esterni che regolano la secrezione endogena dei nostri ormoni neurotrasmettitori. In primis la luce e il buio sono quelli che attivano maggiormente questi ritmi ormonali e il, diciamo, master clock, il temporalizzazione endogena è dato dall'ipotalamo, che è una ghiandola presente a livello cerebrale che secerne neurotrasmettitori e ormoni per riequilibrare e dare un ritmo alla nostra giornata.
In particolare alle 6 del mattino noi abbiamo il picco del cortisolo. Picco del cortisolo che viene secreto, che dà inizio alla giornata, insieme alla serotonina che viene secreta con esposizione solare. Pensiamo all'inverno. L'inverno abbiamo poca luce, abbiamo quindi meno secrezione di serotonina, che è il neurotrasmettitore della felicità, del buon umore, e andiamo e siamo un po' più melanconici d'inverno. Arriva la primavera, arriva l'estate, aumenta la luce, aumenta la serotonina e aumenta anche il nostro buon umore. Subito dopo la serotonina però abbiamo il rilascio del cortisolo, che è l'ormone dello stress, se ne parla in tutte le salse del cortisolo, è quello che dà l'imprinting all'inizio della giornata. Il cortisolo è un ormone che innalza la frequenza cardiaca, aumenta la pressione arteriosa, è un ormone catabolico che libera energia, zuccheri, a partire però dal catabolismo muscolare, quindi depaupera un po' le nostre riserve. È un ormone che può anche accumulare grasso a livello adiposo, per cui bisogna adeguare con alimentazione e attività fisica in modo da ottimizzare i suoi effetti e non evidenziare invece quelli negativi. Il picco del cortisolo massimo alle 6 del mattino e decresce dalle 3, insomma dalle 6 di sera dovrebbe decrescere. Quindi il livello massimo di nostra performance, attenzione, coordinazione lavorativa fisica è proprio concentrato in queste ore, dalle 6 alle 18. Dalle 18 noi dovremmo rallentare. Rallentare per permettere la secrezione della melatonina notturna, che è un picco tra le 10 e le 11 di sera, che favorisce un sonno ristoratore, ci permette di recuperare dallo stress della giornata per poi ripartire il giorno successivo. Abbiamo visto che il cortisolo è un ormone catabolico che libera energia. Di notte, insieme alla melatonina, abbiamo la secrezione del GH, che è un ormone anabolico che ricostruisce. È come se noi il cortisolo distruggesse il vaso nella giornata e il GH lo riassemblasse di notte. Questa alternanza, se corretta, ci permette di stare in salute. Ma cosa abbiamo fatto negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi due? Questo vale soprattutto anche per voi giovani. Abbiamo alterato completamente i ritmi. Col fatto che c'era la DAD, quindi i giovani soprattutto potevano stare svegli fino a l'una di notte, svegliarsi alle 8 alle 9, svegliarsi e attaccare il computer, quindi senza uscire di casa, senza vedere la luce, senza attivare la serotonina, senza attivare il cortisolo, e quindi hanno perso un pochino i ritmi del cortisolo. Per chi è un po' più oltre gli 80, c'è stato un esaurimento un pochino di più. Perché? Perché siamo stati sottoposti a più stress, quindi eravamo magari attivi al mattino per lavorare, però poi stavamo svegli la sera e pensiamo due anni fa cosa succedeva alle 18 di sera, arrivavano tutte le notizie su quelli che erano, io lo chiamavo il bollettino di guerra, il numero di incidenza di malati, morti, deceduti da Covid. Quello era uno stress alto, che quindi manteneva il cortisolo alto. Ma mantenere il cortisolo alto la sera e di notte cosa porta? Uno è insonnia, quindi alterazione della qualità del sonno, un sonno che quindi è meno ristoratore, per cui ci sveglieremo stanchi al mattino, ma può dare anche dei picchi di puntate ipertensive notturne. Quindi a lungo alterare il ritmo circadiano ci porta all'ipertensione arteriosa e se associato poi all'alimentazione scorretta, all'aumento del grasso addominale, anche a sindrome metabolica, dislipidemie, colesterolo alto e tutte le patologie che abbiamo visto prima. Quindi è fondamentale cercare di riprendere questo ritmo per stare in salute. Accanto però al rispetto del ritmo circadiano abbiamo detto è fondamentale l'attività fisica. L'attività fisica deve far parte della nostra quotidianità. Uno può dire io lavoro, esco di casa alle 8, torno alle 8, va bene. Allora può essere che uscendo di casa, se hai la possibilità, vai al lavoro a piedi, in bicicletta, oppure prendi l'auto e la metro però scendi un po' prima e fai quel quarto d'ora di camminata. Nella pausa magari fai le scale, due o tre piani di scale al lavoro. Io quando vedo qualcuno che prende l'ascensore in ospedale lo riprendo sempre, perché non fare le scale a piedi? Sfruttiamo quando abbiamo una giornata sedentaria quello che possiamo fare. L'ideale sarebbe un 20-30 minuti di camminata, passeggiata, nuoto, bicicletta al giorno, da abbinare all'attività anaerobica, perché la camminata, il nuoto, la corsa sono attività aerobiche che aiutano a allenare il nostro cuore, per cui sono protettive a livello cardiovascolare, migliorano l'ossigenazione cellulare, possono essere utili per bruciare grassi, effetto lipolitico, ma devono essere abbinate anche alle attività anaerobiche, perché la pesistica ci aiuta a migliorare, ipertrofizzare il nostro muscolo
E ipertrofizzarlo vuol dire incrementare il metabolismo basale e evitare di andare incontro alla sarcopenia, la perdita di massa muscolare negli anni che è abbinata ormai a tante patologie, ci sono tante correlazioni tra sarcopenia e malattia. Quindi l'obiettivo è il meno possibile sedentario, però se pensiamo ai 2 anni che abbiamo passato, ai giovani che erano in DAD per tutta la giornata e non potevano uscire di casa, soprattutto i primi mesi, questo è stato completamente... si è persa completamente questo aspetto. Per altre persone, io dico, c'è sempre un'opportunità anche nei periodi grigi della vita, è stata un'opportunità per magari per seguire invece dei tutorial, perché ormai i social ci permettono anche di avere queste possibilità. Oltre a questo, le tecniche di rilassamento, perché abbiamo detto, se noi siamo sotto stress e torniamo alle 8 di sera a casa, può essere utile per spegnere un pochino la nostra testa, allentare un po' le preoccupazioni, utilizzare anche delle tecniche di mindfulness, di yoga, di training autogeno per rilassarsi e chiudere lo stress giornaliero. E a questo punto l'alimentazione funzionale come deve essere? Funzionale è un'alimentazione che rispetta proprio il ritmo circadiano. E ritorniamo a un vecchio detto, la colazione da re, pranzo da principe, cena da povero, perché al mattino dovremo sostenere il cortisolo. Il pranzo pure, perché ci deve sostenere nella seconda parte della giornata, ma la cena deve essere leggera, perché se io mi appesantisco avrò problematiche di insonnia, quindi disturbi della qualità del sonno, e poi accumulerò in eccesso quello che verrà stoccato come grasso, perché la sera poi vado a dormire e quindi non ho più possibilità di bruciare. Ecco la piramide alimentare. La piramide alimentare, se ricordate, è stata modificata rispetto a 10-20 anni fa. Alla base allora c'era la pasta, il pane bianco, ma alla luce dell'incremento di queste patologie negli ultimi anni, il diabete e l'obesità sono aumentati progressivamente nell'ultimo decennio, è stata modificata la piramide alimentare e alla base è stata proprio inserita l'attività fisica, perché l'attività fisica è quella che ci permette di bruciare il grasso, ma anche migliorare la sensibilità all'insulina, è fondamentale in abbinamento all'alimentazione e, non meno importante, incrementa i neurotrasmettitori del benessere, dopamina, serotonina. Quindi se io faccio attività fisica starò meglio, sarò più invogliato a seguire un'alimentazione corretta e migliorerà anche il mio profilo lipidico e glicemico per gli effetti positivi dell'attività fisica. Accanto a questa l'acqua, perché ricordiamoci che siamo fatti per il 50% di acqua, quindi un bicchiere d'acqua ogni ora per curare il nostro organismo. Non possiamo pensare di mangiare correttamente se non beviamo l'acqua, che è il primo nutriente. Dopodiché, dopo questa abbiamo la frutta e la verdura, quindi la pasta, il pane, i cereali sono stati posti al passo successivo. Perché? Frutta e verdura sono molto ricche di vitamine, sali minerali, antiossidanti, tutte quelle sostanze che sono utili per prevenire le patologie cardiovascolari, i tumori. Quindi è stato incrementato l'apporto di questi alimenti, che sono oltretutto anche ricchi di fibra, fibra idrosolubile, che modula anche i picchi glicemici, l'innalzamento della glicemia, e quindi ci permette di dare sazietà, nutrirci correttamente, nutrirci sano, e devono rientrare nella nostra quotidianità in maniera il più possibile diversificata, e poi lo vedremo. Dopo questo avremo sì pasta e pane, ma come vedete abbiamo un pasta e pane integrale, perché più il prodotto è raffinato, quindi la farina 00, più ha perso quella che è la crusca, che è la parte esterna, il germe di grano, che sono ricchi di vitamine, soprattutto il gruppo B, magnesio, e la fibra, che è quella che ci permette di anche qui modulare i picchi glicemici, ma la fibra insolubile presente nei cereali è quella che oltretutto nutre il nostro microbiota intestinale, nutre i nostri batteri buoni e ci aiuta quindi a stare in salute, perché anche qui ci sono tantissimi studi e le correlazioni tra microbiota, la nostra flora batterica intestinale e lo stato di salute. Ci aiuta a prevenire le patologie del colon, quindi le neoplasie del colon, e ci permette quindi di modulare anch'essa la fame e la sazietà. Quindi benvengano i cereali. Se il bambino è in crescita utilizzerò meno integrale, per evitare che ci sia per impedire anche con i fitati l'assorbimento magari di sali minerali, però potrò alternarlo, quindi abituare il bambino magari a mangiare una volta alla settimana l'orzo, il farro, per abituarlo anche con i sapori. E poi introdurre i legumi. I legumi sono delle proteine vegetali
Rispetto alle proteine animali, non hanno tutti gli aminoacidi essenziali, sono carenti di metionina, che è un aminoacido solforato che è presente invece nei cereali e sono ricchi di lisina, per cui se noi facciamo un pasto con carboidrati, esempio una zuppa di legumi, orzo e farro, abbiamo un pasto completo con tutti gli aminoacidi essenziali per la nostra sintesi proteica. Per cui dobbiamo cercare man mano di introdurre più legumi nella nostra alimentazione a fianco alle proteine animali. Proteine animali, carne, uova, pesce, formaggi. Dobbiamo variare il più possibile, limitare la carne rossa e i salumi, che se in eccesso possono essere cancerogeni, ma non si vietano. L'importante è variare e limitare. Posso mangiare la carne rossa una volta alla settimana, sono magari in Toscana, c'è una carne buona, la mangio due, ma ben venga, e poi la posso limitare nelle settimane successive. L'obiettivo è sempre variare, usare la testa nella scelta degli alimenti. Man mano incrementare, passando gli anni, col pesce. Incrementare il pesce ricco di omega 3 che hanno un ruolo antinfiammatorio. La nostra alimentazione deve essere varia ed equilibrata, perché nell'equilibrio noi stiamo in salute. Nell'ambito proprio dei grassi si parla molto di questo. La base della nostra alimentazione deve essere, quindi la scelta dei cibi deve essere accompagnata come condimento dall'olio extravergine d'oliva. L'olio EVO è quello che è stato più studiato negli anni, ricco di acidi grassi monoinsaturi, che sono quelli più resistenti al calore, quindi più adatti per la cottura, quello che migliora di più la sensibilità all'insulina, ricco di vitamina E. Accanto a questo dobbiamo utilizzare gli omega 3 e gli omega 6, che sono quelli antinfiammatori. Qui ci deve essere un buon bilanciamento. Gli omega 3 sono presenti nei semi vegetali, semi di lino, semi di chia, e poi nel pesce, che ha già la forma matura, l'IPDHA, mentre i semi di lino e i semi di chia hanno il precursore che è l'acido linolenico. Gli omega 6 sono presenti anche se nei grassi vegetali, come acido linoleico, che è precursore dell'acido diogamma-ghinoleno, che ha un ruolo antinfiammatorio e utile nel caso anche di patologie cutanee, ma gli omega 6 sono presenti anche come acido arachidonico nella carne, nelle uova, nei formaggi, quindi qui ci sta l'equilibrio. Se un'alimentazione ricca di frutta e verdura, di cereali, di frutta secca, e mangio anche uova, carne, ma tengo anche il pesce, io ho un equilibrio, un rapporto omega 3 omega 6 di 1 a 4, 1 a 6, che sarebbe l'ideale. Se invece io mangio pochissimo pesce, poca frutta secca, poca frutta e ho un'alimentazione ricca di carne, formaggio, uova, io avrò, e poi vedremo dopo, di alimenti confezionati, un eccesso di omega 6 che mi sbilancia e mi rende la mia alimentazione pro-infiammatoria. Quindi il tutto sta sempre nell'equilibrio. Questo è il concetto fondamentale. Come vedete, i dolci sono messi in cima, perché lo zucchero è quello che innalza velocemente la glicemia. Che non vuol dire eliminarli, però vuol dire concentrarli dove? Nella prima parte della giornata, perché a colazione abbiamo bisogno anche di quelli, una buona energia o la mattinata, non alla sera, per evitare che ci sia un innalzamento del picco glicemico serale. Quindi l'alimentazione funzionale dovrà, prima di tutto, limitare junk food. Cosa sono i junk food? Sono tutti quei cibi confezionati che hanno un elevato potere calorico, ma uno scarso valore nutrizionale. Pensiamo a tutte merendine, cracker, salattini, tutto ciò che è confezionato, che spesso è addizionato di zuccheri, sali, grassi idrogenati, aromatizzanti, sostanze che danno proprio la dipendenza. Quindi se io mangio della frutta, poi sono sazio, se io mangio una merendina ne cerco una seconda, una terza. Giustamente le aziende devono inserire queste sostanze per vendere, ma dobbiamo imparare a limitarli senza eliminarli. Quindi cercare di prediligere invece gli alimenti più naturali. Torniamo ai cereali integrali, abbiamo visto basso indice glicemico, miglioriamo l'assunzione, abbiamo visto, degli omega 3, bilanciandoli con gli omega 6, incrementiamo l'apporto di legumi e pesce, riducendo progressivamente carne e formaggi, eliminiamo gli acidi grassi trans, quei grassi idrogenati che derivano proprio dalla trasformazione degli oli di semi in, ad esempio, margarina. Quindi in questa trasformazione da liquido a solido si formano questi complessi trans che in realtà rendono il grasso più saturo, quindi più aterogeno, costituisce un fattore di rischio per l'insorgenza poi delle patologie cardiovascolari, e quindi limitiamoli. Se io voglio mangiare le patatine una volta alla settimana va bene, ma non inseriamoli tutti i giorni. Incrementiamo invece frutta secca,
Cerchiamo di prediligere tra il latticino e lo yogurt e il kefir, io lo consiglio molto perché sono fonte anche di probiotici utili per il nostro microbiota intestinale, quindi abituiamoci a inserirli nella nostra quotidianità. Limitiamo progressivamente l'assunzione di sale, di zuccheri. Il sale negli anni poi ci porta a chelare il calcio, quindi soprattutto una donna dopo la menopausa è importante ridurlo, può favorire l'innalzamento della pressione arteriosa ma soprattutto chelare il calcio. Lo zucchero abbiamo visto e poi lo zucchero dà proprio una sorta di craving, di dipendenza, quindi abituiamoci agli alimenti al naturale, quindi la frutta e la frutta secca e poi teniamoci la frutta, una torta, un dolce, ma se lo facciamo in casa possiamo anche lì limitare la quantità di zucchero che utilizziamo. L'alcol, allora sul vino possiamo parlare in positivo e in negativo. In positivo il vino rosso è resveratrolo, che è un antiossidante, per cui con moderazione il vino può essere inserito nella nostra quotidianità, un bicchiere, ma se cediamo sono calorie in più, c'è un sovraccarico a livello epatico e poi può diventare anche cancerogeno ad alte quantità, quindi anche qui c'è sempre la moderazione, un bicchiere al giorno senza dover eccedere. L'importante è variare, perché la monotonia è quella che ci porta sempre più a carenze nutrizionali dei micro e macronutrienti. Se la nostra alimentazione è varia, andiamo meno facilmente incontro a queste carenze. E poi ricordiamoci dell'acqua. Ecco qui esempi di colazione. Volutamente non ho messo le tipiche colazioni all'italiana, cappuccio, brioche, latte, biscotti, che sono date per scontato, ma noi possiamo variare e io consiglio anche in base ai gusti della persona. Ci sono persone che non amano il dolce e preferiscono il salato e allora si può abbinare una spremuta o un estratto di frutta e verdura bello colorato, ricco di vitamine e antiossidanti, a un toast fatto con un pane nero, crema di avocado e salmone, o la proteina, dei grassi buoni, un carboidrato, la mia colazione è completa. Sono vegetariana e posso fare un hummus di ceci da spalmare anche qui sul pane nero che abbinerò a un estratto, una centrifuga. Oppure posso fare yogurt, frutta e cereali o un pancake, un uovo con una farina di avena, grano saraceno, anche farina bianca, di grano, da abbinare a frutta. L'uovo è stato molto rivalutato negli ultimi anni, è una proteina nobile, quindi contiene tutti gli aminoacidi essenziali e può essere introdotto anche a colazione come buona proteina per la partenza della giornata. Gli altri pasti poi dovranno essere bilanciati, equilibrati, con predominanza di verdura, un po' di carboidrati e un po' di proteine. Carboidrati magari un pochino di più a pranzo, meno a cena, però il piatto dovrà essere bilanciato. Io consiglio la frutta un po' più fuori dai pasti come spuntini per assorbire anche meglio le vitamine e in alcuni casi per non eccedere con quegli zuccheri che possono in alcune persone già in insulino resistenza predisporre anche alla steatosi al fegato e quindi magari bilanciarlo. Però se io inserisco nell'insalata qualche fragola, due o tre fettine di pesca, non mi succede nulla. Posso iniziare con una bella insalata per saziarmi se ho molta fame e poi posso fare un piatto bilanciato, magari una pasta salmone broccoli, una zuppa di legumi cereali oppure una carne con verdure e patate. L'importante è che i piatti siano equilibrati e bilanciati, che ci siano tutte e tre le componenti. Questo mi dà più sazietà, mi impedisce di avere picchi glicemici mangiando un'unica cosa, che mi portano poi magari a dei cali di concentrazione durante l'attività lavorativa o scolastica e poi magari abusare di spuntini verso sera. Se i miei pasti sono bilanciati dalla colazione al pranzo, avrò meno necessità di introdurre poi un eccesso di calorie alla sera. E rendiamo l'alimentazione ricca di antiossidanti. La frutta e la verdura sono ricchissime di polifenoli, antiossidanti, sostanze che sono quelle che le colorano e che rendono il frutto e la verdura particolarmente preziosi. Pensiamo alla frutta e la verdura arancione, alla zucca, alla carota, al melone, le albicocche, sono molto ricche di vitamina C, di beta carotene, di teina, che sono protettive per la pelle, protettive per l'occhio. La vitamina C ha tantissime proprietà, pensiamo solo che stimola il sistema immunitario, entra nella sintesi dei nostri ormoni neurotrasmettitori, quindi è importante anche per la sintesi del cortisolo, la sintesi del collagene. Abbiamo avuto una frattura, in quel momento dovremmo fare attenzione all'alimentazione che ci sia un buon apporto di vitamina D, ricca di calcio e anche di vitamina C per ricostruire la nostra struttura. Poi abbiamo frutta e verdura viola, ricca di antocianine, anche compresa quella rossa, quella verde ricca di resveratrolo e folati,
E poi abbiamo visto i semi oleosi, il pesce ricchi di omega 3 e i cereali ricchi di minerali. Gli alimenti antinfiammatori. Ci sono alimenti che sono particolarmente antinfiammatori, tutta la frutta e la verdura lo è, ma in particolar modo abbiamo alcuni alimenti. Il salmone, abbiamo visto gli omega 3, la melagrana è un frutto ricchissimo di antocianine, acido ellagico, che è molto utile anche per la pelle, quindi se vogliamo un frutto anti-invecchiamento, dopo gli anta-anta possiamo introdurlo spesso nella nostra quotidianità. Non a caso sta guardando me la dottoressa, che ci siamo parlate prima del fatto che andiamo avanti negli anni e quindi dobbiamo prevenire di più. Le crucifere, cavoli, sono molto ricche di antiossidanti antitumorali. I semi di zucca, come i semi di canapa, sono una buona fonte proteica, sono ricchi anch'essi di omega 3, e il cioccolato. Lo metto sempre nelle mie diapositive perché lo amo. Il cioccolato fondente è ricchissimo di catechine, antiossidanti, magnesio, teobromina, sostanze euforizzanti, può essere considerato quasi un antidepressivo naturale, ma si è visto che un'introduzione di un 20 grammi di cioccolato fondente sopra il 70% nella nostra quotidianità può essere d'aiuto anche per mantenere l'equilibrio della glicemia, può essere anche consigliato a un paziente diabetico. Quindi anche qui si tratta con moderazione di toglierci anche i nostri sfizi. E accanto a questo la quercetina, perché durante il periodo Covid si diceva di integrare con l'integratore a base di quercetina, antivirali, ma noi possiamo farlo con l'alimentazione, inserendo i broccoli, cipolle rossi, i mirtilli, il tè verde e la mela. Una mela al giorno toglie il medico di torno, perché non inserirla più spesso nella nostra quotidianità? Da qui volevo poi darvi questa immagine della crema Budwig. Come la crema Budwig è stata creata dalla dottoressa Budwig e la dottoressa Kusmin, che si sono occupati di patologie oncologiche, patologie cronico-degenerative, e hanno creato questa colazione per apportare tutti quegli nutrienti che rendevano la crema Budwig altamente antinfiammatoria. E quindi cosa hanno unito? I semi di lino con la frutta secca, che abbiamo visto essere ricca di omega 3 e omega 6, cereali integrali, la banana, fonte anche di potassio e un frutto altamente energetico, con una proteina, uno yogurt di latte vaccino piuttosto che di soia. La cosa fondamentale è di tritare bene, triturare i semi di lino, perché così migliora la biodisponibilità degli omega 3, e poi si può scegliere se tritare i cereali piuttosto che mangiarli a pezzetti. Questa è una colazione altamente nutriente e antinfiammatoria. Provatela, perché vale la pena provarla, e può essere inserito ogni tanto nella nostra colazione. Ma tutto questo non ci deve impedire di vivere la socializzazione, vero giovane? Quindi teniamo le nostre serate con da happy hour, non possiamo impedirci la socializzazione. Bisogna scegliere con la testa, quindi se io il sabato sera esco e ho un happy hour, che è una delle tipiche serate da giovani, piuttosto che un ristorante etnico, negli ultimi anni è andato molto di moda il ristorante cinese, il ristorante indiano, ultimamente il poke, che è un piatto in realtà molto bilanciato, perché il poke ha un cereale, una proteina e delle verdure, questo è altamente bilanciato. Quindi è un piatto sano, abbiamo il salmone, abbiamo l'avocado con dei grassi buoni, acidi monoinsaturi, il riso integrale e la verdura. Già questo è un piatto bilanciato, però possiamo anche concederci un sushi, una pizza. Qui sicuramente sarà un po' più sbilanciato di carboidrati rispetto alla media serale. Basterà compensare il giorno dopo con un recupero nutrizionale funzionale, con un maggior apporto di frutta e verdura per bilanciare la cena precedente. Quindi tutto ci può stare nella nostra quotidianità, ricordando che il cibo è piacere. Il cibo stimola la sintesi di dopamina, il neurotrasmettitore del piacere, che però ci porta ad avere una ricompensa e ci porta a creare una dipendenza. Ok, mangio un pezzo di cioccolato, ma se sono sotto stress ne voglio mangiare un altro pezzo, e poi ancora di più. E si arrivano dei momenti in cui noi ricerchiamo il cibo, ci sono molti cibi, perché? Perché ci sono pochi piaceri. Se pensiamo al primo mese del lockdown, c'era stato un incremento di panificazione, abuso di alcolici, perché ci hanno tolto il piacere di uscire, di camminare, stare all'aria aperta, vedere gli amici. Che piacere abbiamo in casa? Il cibo, è la cosa più semplice che abbiamo. E allora non rinunciamo alla socializzazione, ma incrementiamo il piacere, e quindi abbiamo la nostra serata in compagnia con gli amici, magari a mangiare sushi, però possiamo anche incrementare il piacere andando poi a un cinema, vedendo una mostra, andando a ballare, facendo una passeggiata nella natura, leggendo un libro.
Quindi tutto ciò che aumenta piacere deve essere diversificato per evitare di concentrarci su un unico piacere. Questo è importante, altrimenti si rischia di abusare, anche l'attività fisica può creare una dipendenza, ma noi possiamo mediare un po' di attività fisica, un buon cibo, una buona lettura, una buona passeggiata, una buona compagnia. Ricordiamoci che siamo la persona con cui passeremo il resto della nostra vita e quindi è importante amarci, prenderci cura di noi, aumentare il piacere proprio per ritrovare un nuovo equilibrio dopo quello che abbiamo passato in questi 2 anni. Quello che abbiamo passato purtroppo ci ha lasciato tanto e una delle problematiche che è aumentata in questi 2 anni, che voglio citare perché il 15 marzo è stata proprio la giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare, sono proprio i disturbi del comportamento alimentare. C'è stato un incremento del 30% circa, forse qualcosa di più, di queste problematiche. Problematiche caratterizzate da un'eccessiva preoccupazione del proprio peso, della propria forma, che portano insieme a altre dinamiche poi psicologiche a una progressiva riduzione dell'introito calorico fino all'anoressia, piuttosto che ad abbuffate compulsive, quindi attacchi bulimici, abbinati spesso anche a vomito, piuttosto che utilizzo di lassativi per controllare il peso che tende ad aumentare. Sono problematiche che sono realmente aumentate, ho visto molto più pazienti in questi 2 anni e questa cosa va segnalata, quindi voi giovani dovete essere un po' più sensibili. Riconoscere che è un problema che si può prima di tutto affrontare, questa è la notizia buona. Bisogna prima di tutto essere consapevoli che c'è un disagio, riconoscerlo, se non lo riconosciamo in noi stessi, lo riconosciamo nell'amico che c'è accanto, il vicino di casa, possiamo sensibilizzarlo. Riconoscere che è una situazione che dà tanta sofferenza, la sofferenza di chi ha questi disturbi è veramente elevata. E c'è però la possibilità di cambiare in maniera efficace, la possibilità di mettersi in gioco, ma bisogna chiedere aiuto, perché ci sono team di specialisti, noi dietologi nutrizionisti, in abbinamento a psicologi e psichiatri che si occupano e quindi il punto di partenza fondamentale è chiedere aiuto. Quindi questo è un messaggio che voglio lanciare perché ci sia una maggior consapevolezza in chi magari in questo momento sta vivendo questa sofferenza per poter chiedere aiuto, perché noi ci siamo per dare un aiuto. E ricordiamoci che a qualsiasi età, e questo lo dico a qualsiasi età, anche i miei pazienti over 80, non è mai troppo tardi per cambiare la nostra vita e fare un piccolo cambiamento, perché è dai piccoli cambiamenti quotidiani che si arrivano poi ai grandi cambiamenti nella vita. Fantastica, grazie infinite. Grazie. Eliana, abbiamo sicuramente delle domande. Io ne ho già un paio, però lascio la parola alla chat, ai presenti. Allora, in questo momento ancora non sono pervenute domande dalla rete, per cui direi di procedere con le domande dall'aula. Poi qualche domanda ce l'ho io, però non volevo togliere la parola ai presenti. Mi accodo. Io volevo fare una domanda. Lei ha fatto riferimento agli alimenti antinfiammatori, un po' personale, perché io esco da una polimialgia reumatica. Ma ci sono invece alimenti particolarmente antinfiammatori? Cioè, la logica potrebbero essere salumi, carni, eccetera, sì. Oppure anche nell'ambito di determinate verdure piuttosto che semi, ci sono alimenti che portano un'infiammazione al di là di una soglia di normale di alimenti infiammatori. Sì, sì. Allora sì, ci sono alimenti che sono più infiammatori di altri. Il primo, se pensiamo al sale. Il sale è quello che porta a trattenere più liquidi e quindi può creare un pochino più infiammazione localizzata, laddove c'è magari stato un trauma, e quindi un alimento che negli anni va ridotto perché impedisce anche l'assorbimento del calcio e crea uno squilibrio con gli altri elettroliti, potassio e magnesio, che sono invece importanti per un equilibrio fisiologico. In generale si parla di equilibrio, quindi un'alimentazione, come abbiamo visto, che sia ricca di cereali, ricca di frutta e verdura, ricca di pesce, ricca di frutta secca, è un'alimentazione di tipo antinfiammatorio. Un'alimentazione sbilanciata, molto ricca di proteine,
tra virgolette dette anche acidificanti, può sbilanciare verso l'infiammazione. Purtroppo la nostra alimentazione negli anni ha portato un incremento di carboidrati e proteine a scapito di frutta e verdura, e questa diventa un'alimentazione acidificante e infiammatoria. Quindi noi dobbiamo riequilibrare tornando a quella. Mangiare, perché insistevo sul piatto equilibrato, mangiare un piatto di pasta e una fetta di carne, abbinamento grassi saturi della carne e carboidrati, favorisce quella che viene definita la glicazione delle proteine, che è un fattore pro-infiammatorio. Mangiare un piatto di pasta con un piatto di verdure e la carne va a riequilibrare questo aspetto, a ridurre questo rischio. Quindi c'è sempre un discorso di equilibrio. Quindi sicuramente alimentazioni, la frutta e la verdura sono alimenti antinfiammatori. All'interno di quelle ci sarà quello più acidificante, magari l'arancio rispetto ad altri, ma sono comunque tutti alimenti antinfiammatori. Un'alimentazione che porti un eccesso invece di carne, uova, formaggi sicuramente sbilancia. Però se io metto tanta frutta e verdura posso metterli. C'è sempre l'equilibrio nell'abbinamento, questo è fondamentale. E comunque la dieta antinfiammatoria è quella, perché la dieta mediterranea è stata modificata e la piramide? Si torna all'alimentazione alla greca, con un'alimentazione ricca di verdura, di frutta, di olio, di pesce, di cereali. Questo è l'equilibrio e sarebbe in realtà la vera dieta antinfiammatoria, che poi va personalizzata in base a quelle che sono le problematiche, compresa l'attività fisica. L'attività fisica è una vera terapia antinfiammatoria, perché nel momento in cui noi facciamo attività fisica, il muscolo rilascia le citochine famose infiammatorie, diventano antinfiammatorie durante l'attività fisica. L'interleuchina è antinfiammatoria, per cui deve essere abbinata all'alimentazione. Prego. Ho visto una domanda in chat, l'ho vista da cellulare. Bene, allora se non ci sono domande dall'aula, per cui non rubiamo spazio ai presenti, vi propongo questa domanda. Domanda di una studentessa qua in aula, però vai prima tu con la domanda dalla chat. Proseguo? Quindi, allora, viene chiesto se è vero che le verdure, se vengono passate con il frullatore a immersione, perdono parte delle loro proprietà. Questo è vero? Allora, ogni volta che noi modifichiamo la struttura si perde un pochino. Questo lo si nota molto nel passaggio, per esempio, da estrattore centrifughe. Quando noi frulliamo molto ad alta velocità, quindi tipo la centrifuga, riscaldiamo, perdiamo una parte dei nutrienti. Motivo per cui sono nati, per esempio, gli estrattori che girano più lentamente per impedire proprio la perdita di tutti i nutrienti. La stessa cosa col frullatore, ma se io frullo per 10 secondi, la quantità che viene persa è minima. Se frullo per 2 minuti, la quantità sarà maggiore. Quindi l'obiettivo è cercare sempre di limitare quella che è l'alterazione della struttura, quindi va bene frullare ma per poco tempo, per evitare che col surriscaldamento ci sia anche una perdita poi dei nutrienti. Quindi in questo caso, a differenza della centrifuga, non si tratta di una perdita fisica di materiale, ma si tratta invece di un'alterazione della struttura molecolare, perché è dovuta al riscaldamento. Quindi diciamo, frulliamo con il passaverdura non crea questo problema. Infatti viene mantenuto, sì, assolutamente. Perché insomma non ci sia un'alterazione della struttura chimica. Benissimo, grazie. Mi sono pervenute altre due domande, chiedo se posso andare avanti oppure se lasciamo la parola ai partecipanti. Bene, procedi, concludiamo con le domande della chat e poi ripasserò la parola alla studentessa in aula. Allora, la quantità di acqua consigliata durante i pasti. E poi anche viene chiesto cosa bisognerebbe mangiare durante la cena per rendere il pasto più povero della giornata. Ecco, io mi accodo a quest'ultima domanda perché? Perché se io mangio poco la sera non dormo più per la fame, non sono obesa. È vero. Allora, prima di tutto l'acqua va diluita nell'arco della giornata, quindi un bicchiere d'acqua ogni ora può essere il modo per introdurre l'acqua corretta, arriviamo a 1,5-2 litri d'acqua al giorno. Durante il pasto ci serve poco, basta un bicchiere per non diluire troppo il pasto, che può creare problemi digestivi
o gonfiori. Quindi un bicchiere magari prima del pasto stomaco vuoto e poi un bicchiere durante il pasto. Ci può essere un pasto più abbondante, ma non eccedere durante il pasto. L'importante è che ci sia acqua al di fuori dei pasti. Per quanto riguarda la cena leggera, la cena deve essere il pasto più leggero, ma il requisito fondamentale è che ci siano i pasti regolari nella giornata. Cioè, se io faccio una colazione abbondante, un pranzo abbondante, uno spuntino pomeridiano, la cena può essere leggera. Quindi posso fare una zuppa di legumi, cereali, piatto unico, oppure posso mangiare un filetto di pesce, un piatto di verdura, una fetta di pane integrale, ma ho mangiato bene negli altri due pasti nello spuntino. Se io, come succede nella quotidianità, a pranzo salto il pasto, mangio qualcosa di veloce, salto lo spuntino e non mangio a sufficienza la sera, avrò problemi di insonnia, perché sarò stata carente nell'arco della giornata e il mio fisico mi manda un campanello, non ha introdotto calorie a sufficienza nella giornata. Quindi l'obiettivo è sì, ridurre la sera a patto che ci siano dei pasti regolari nella giornata. Perfetto, grazie dottoressa. Allora lasciamo la parola all'aula. La parola a Carlotta. La mia domanda è strettamente correlata a questa. Il fatto che quando inizio l'università e abito da sola mi viene molto difficile rispettare una routine alimentare fatta da pranzo, cena e spuntini. Quindi le volevo chiedere quale fosse il modo migliore, diciamo, per non dico avere i pasti migliori del mondo, però comunque rispettare lo stesso una buona alimentazione. Allora, l'ideale è organizzarsi, questa è la cosa più complicata e poi nel tempo più semplice quando diventa un'abitudine. Quindi la colazione, a partire dalla colazione, perché se uno programma la colazione, dice il pasto, partenza della giornata, in cui posso concentrare la maggior parte delle calorie, farò una colazione più abbondante. Mi sveglio, posso fare un po' di esercizi al mattino, che così attiva ancora di più il cortisolo, dopodiché una colazione abbondante, magari metto una banana, una spremuta, mi faccio un pancake, oppure faccio il toast che abbiamo messo, salmone e avocado, ne faccio anche due e mi faccio una spremuta insieme. Portarsi degli spuntini, quindi io consiglio frutta, frutta secca. Ho poco tempo, a chi lavora e che magari dice sono in ufficio, vado in bagno, lavo le mani, mi mangio 5 mandorle, un mandarino e riprendo a lavorare. Quindi l'obiettivo è suddividere gli spuntini, i pasti, portandosi anche qualcosa fatto da casa. Io a volte do delle ricette sulle barrette di cereali fatte casalinghe, con della frutta secca, dei cereali, in modo che uno abbia uno spuntino energizzante che lo aiuti a reggere, altrimenti hai il calo glicemico e poi non rendi a livello scolastico. Per il pranzo, trovare quell'equilibrio, i piatti unici tipo il poké sono stati un po' rivalutati, allora io consiglio insalate di farro, di orzo, in cui uno mette delle verdure, un po' di proteina, che sia un giorno l'uovo sodo, che sia un giorno un po' di feta, che sia un giorno la scatoletta di tonno, in velocità, però ho un pasto equilibrato se so che ho poco tempo e mi organizzo tra sera e mattina, in modo che arrivo alla sera e poi rimane il pasto più leggero. Preparare dei minestroni, surgelarli, so che arrivo il venerdì sera, sgelo quello e la cena è pronta, o mi ordino un pochè. Cioè, l'obiettivo è organizzarsi dando per scontato che però i pasti sono fondamentali e una volta che uno mantiene dei pasti regolari regge anche dei ritmi lavorativi stressanti, perché se pensiamo, esempio, il personale sanitario che ha i turni notturni, bisogna adeguarsi. Io ho avuto in cura una collega specializzanda che lei aveva delle abbuffate serali e quindi era diventato un disturbo del comportamento alimentare perché non mangiava correttamente durante la giornata, soprattutto quando c'erano i turni, e allora abbiamo potenziato nel giorno prima del turno e il giorno dopo con integratori anche di vitamine per sostenersi e sali minerali, ma incrementando in quella giornata lei reggeva meglio il ritmo e man mano ha ridotto queste abbuffate. Quindi l'obiettivo è trovare quell'equilibrio, va personalizzato, ma è importante perché alla fine ci rende performanti nell'ambito lavorativo, scolastico e ci fa stare bene, perché la salute è questo, non è solo non ho il mal di stomaco, ma sto bene e quindi affronto la giornata con il giusto sorriso. Prego. Benissimo, abbiamo un'altra domanda, posso? Vai prima tu? Vado prima io, dai. E questa è una domanda che forse, diciamo, dentro nell'università, tra i lavoratori dell'università,
nostra magari non è molto sentita, ma in realtà in Humanitas potrebbe essere anche molto sentita. Perché? Perché ci sono lavoratori come i medici, gli infermieri, che lavorano a turni e quindi c'è la necessità anche di capire come affrontare lo scombussolamento del ritmo circadiano. Ovviamente anche l'alimentazione in questo senso viene compromesso, deve essere comunque rivista in funzione della capacità di sostenere uno stress fisico importante. Allora, l'alimentazione si deve adeguare a tutto questo e anche in questo caso io consiglio di mantenere comunque gli stessi principi di colazione da re, pranzo da principe e cena da povero, con più attenzione sulla cena precedente. Quindi quando uno ha un turno notturno io lascio una cena un pochino più ricca di carboidrati, quindi magari mangio un secondo però con più pane, oppure posso mettere anche un pochino di pasta perché so che lavorerò di notte e che quindi ci sarà un consumo maggiore. Ma quando finisco il turno lì farò la colazione, cioè rifaccio rimarcare il ritmo della giornata, magari li faccio mettere finito turno le mani in acqua fredda, fare due saltelli, un piccolo esercizio per riattivare il cortisolo e la colazione abbondante, e poi andrà a dormire e manterrà le stesse indicazioni nell'arco della giornata, perché alla fine noi dobbiamo cercare il più possibile di mantenere il ritmo, anche se con i turni un po' lo perdiamo, infatti c'è una maggiore incidenza di ipertensione in chi fa lavoro a turni, questo è vero, però noi possiamo un minimo riequilibrarlo, perché anche l'alimentazione costituisce un marcatore esterno come la luce e il buio che può influenzare il nostro ritmo circadiano. E per lo spuntino di notte, perché è il turno di notte? Io cerco di lo sconsiglio, cioè li faccio fare una cena più abbondante, li faccio bere molta acqua e generalmente poi si abituano e quando sono più in equilibrio non lo ricercano. Se capita può essere un po' di frutta secca, magari uno yogurt, però quando si abituano poi alla fine reggono, evitando se possibile il caffè, perché il caffè lo lasciamo nella prima parte della giornata per evitare di dare anche problematiche poi notturne, in modo da essere comunque vigili senza gli effetti collaterali, quindi vigili ma non in stress. Cioccolato 90-100%? Perfetto, ricco di antiossidanti, va benissimo. Meglio un po' di cioccolato in più, un caffè in meno. Perfetto, grazie. Grazie. E Gian Battista? Essendo ricordato la presentazione, a prendere la melatonina, qualche consiglio per la cena? Allora, prima di tutto la difficoltà d'addormentamento, ma che sono insorte in quest'ultimo periodo, in questi ultimi 2 anni? Sì, non negli ultimi 2 anni. Allora, queste sono nate proprio dalla perdita del ritmo circadiano. Allora, l'obiettivo è svegliarsi dalle 6 alle 8, magari se fai fatica al mattino, dici punto 7 e mezza, 8. Mi sveglio al mattino e faccio un minimo di attività di digiuno, mi prendo un bicchiere d'acqua per far ripartire il sistema, possibilmente uscendo di casa, quindi esco, c'è la luce, faccio magari una corsa di 5 minuti, salto della corda, rientro e inizio a fare una colazione abbondante. Quindi mangio una spremuta, una banana, cereale yogurt, pane e marmellata, quindi una colazione bella ricca. Riduco il caffè, per cui il caffè lo tengo solo al mattino, per evitare di introdurlo il pomeriggio e mantenermi attivo in stress. Quindi mantengo poi il pranzo abbondante, la cena più leggera. Posso utilizzare, allora, legumi e cereali aiutano molto, sono ricchi di triptofano e possono favorire un buon sonno. Quindi se ti piace puoi fare a pranzo magari una pasta, verdura, carne, proteine animali, alla sera una zuppa di legumi. Bevendo acqua nella giornata, evitando il caffè, quindi dalle 10 in poi, e piuttosto utilizzando qualche tisana rilassante, tiglio, valeriana, passiflora. La melatonina ci può servire, ma relativamente per voi giovani, perché dopo una certa età abbiamo perso la produzione endogena e quindi c'è più bisogno. Per voi che è questione di ritmo, è più facile darlo con l'alimentazione e con l'attività fisica. Niente attività fisica la sera. Che l'attività fisica andrebbe fatta proprio al mattino in questi casi, perché la sera innesca di nuovo un'attivazione del cortisolo se fatta intensa. Puoi fare una passeggiata, una corsa leggera, ma non intensa, non una pesistica, non una HIIT la sera, altrimenti riattivi il cortisolo e non dormi più. Quindi l'importante è concentrare il tutto nella prima parte, colazione abbondante, pranzo abbondante,
ridurre il caffè ed eventualmente integratori più valeriana, passiflora, più rilassanti, oppure delle tecniche di rilassamento, meditazione che aiutano con la musica proprio a rilassare. A volte consigliano anche delle cose manuali, fare i puzzle aiuta a concentrarsi piuttosto che ascoltare della musica, seguire una lingua perché si stacca un po' dalle preoccupazioni, occuparsi di giardinaggio, far lavori manuali, tutto ciò che può aiutare a rilassarci. Ahimè, poco utilizzo di dispositivi, perché telefono, dispositivi possono attivare mentalmente il cervello e quindi impedire un buon sonno, un'attivazione corretta della melatonina, quindi andrebbero limitati proprio nelle ore serali. Quindi meglio dedicarsi una lettura, un film, però utilizzare poco il cellulare prima di dormire, altrimenti anche questo altera la sintesi di melatonina. Okay, grazie. Purtroppo abbiamo perso in questi ultimi anni i ritmi, e una delle cose che noi spiegano in un corso, un'accademia che seguo da 10 anni, è che noi abbiamo spostato tutto verso sera, ceniamo tardi, lavoriamo tardi. Pensiamo agli spettacoli serali, iniziano tutti dopo le 9:30 e questo fa un danno. Questo fa un danno. Un danno a noi, ma soprattutto a voi giovani, le future generazioni, perché noi ormai una parte, la prima metà del secolo l'abbiamo passata. Per voi c'è un futuro davanti. E lì si tratta di iniziare a ribellarvi e dire: ma cosa possiamo fare? Ma non possiamo fare una petizione e chiedere di anticipare l'inizio di un film. Fino a 20 anni fa le 9 era l'inizio, 8:30, 9. Perché non anticiparlo? Non dobbiamo toglierci il piacere di vedere un film, però possiamo farlo in un orario un pochino più adatto al nostro ritmo circadiano, per permetterci poi di alzarsi al mattino ed essere poi performanti per l'attività scolastica e lavorativa. E stessa cosa se pensiamo ai locali, alle sale di ballo. A me piace ballare, vado, però iniziano tardi anche quelle. Allora noi scegliamo quelle dove si va un po' prima. Potrebbero aprire prima, 7:30, 8:30, un happy hour, e poi iniziare a ballare. Vuol dire che per mezzanotte avete ballato 3 ore. E quindi anticipiamo. Si tratta tutto di ritrovare un equilibrio che abbiamo perso negli ultimi decenni, però non a caso ammaliamo di più. E se pensiamo alla regione Lombardia, che è stata quella più colpita dal Covid, ci sarà un motivo? Noi ce lo chiediamo molto, ce lo siamo chiesti in questi anni. Forse siamo quelli che abbiamo alterato di più i ritmi. Noi ci confrontiamo con dei colleghi di tutta Italia, i veneti sono dei grandi lavoratori, però hanno la loro pausa. Noi non le abbiamo perse. E chiudiamo tutti i centri dopo alle 10 di sera. Quindi forse qualcosa deve farci pensare. E quindi a voi, future generazioni, lanciamo quindi questa... Una piccola provocazione, se mi viene permessa. Sì. Allora, stavo leggendo, giusto così per, come posso dire, per approfondimento rispetto alla situazione geopolitica, che cosa era successo in Italia nel 73, 74, 75, cioè il periodo dell'austerity. I locali chiudevano alle 23 sostanzialmente, i negozi chiudevano prima e si andava a letto prima. Quindi involontariamente l'austerity, è una battuta, aveva favorito i nostri ritmi circadiani. Speriamo che questa situazione geopolitica non ci induca a favorire veramente i nostri ritmi circadiani, perché non è proprio in questo senso che la stiamo pensando. Andrebbe trovato un equilibrio partendo da noi, cioè da sentire questa esigenza, perché quando c'è stato il primo lockdown e poi ripartendo veniva detto si rientra alle 10, per noi sembrava così bello dire: ah, che bello, ritorniamo al nostro equilibrio. Poi però dobbiamo trovare quell'equilibrio che non venga imposto dagli altri, ma che parte da noi. Questo esatto. È il passaggio, parte da noi il desiderio di alzarci presto al mattino. Quando ci alziamo presto la giornata è lunga, abbiamo possibilità di fare tante più cose. Quindi ritrovare questo piacere, e a quel punto il piacere di dire: beh, vado a ballare, però a mezzanotte vado a dormire. Quindi non mi tolgo tutti i piaceri, però lo faccio in maniera diversa, e quindi al mattino ho molta più energia per affrontare la giornata. Perché quello che io vedo nei giovani, lo vedo come pazienti, che arrivano stanchi, stanchi. E questo poi alla fine porta il piacere di iniziare la giornata con l'energia e col sorriso, che secondo me è un aspetto fondamentale. La salute è questo, un benessere.
Quindi bisogna riscoprire questo, assolutamente, senza che ci venga imposto. Esatto. Assolutamente. C'erano altre domande? No, io volevo semplicemente sapere, in pratica in una giornata quanta assunzione di carboidrati, proteine e grassi, quel bilanciamento, cioè immagino sempre più carboidrati che sì. sono la benzina sì. e non c'è altri grassi. Allora, la media si diceva dai 50 al 55% dei carboidrati, un 15-20% di proteine, 25-30% di lipidi. In alcuni casi invece viene un po' modificata, quindi dipende da soggetto a soggetto. Se c'è più insulino resistenza, a volte sono state rivalutate un pochino di più i grassi buoni e si riduce un filino il carboidrato. Quindi quello viene personalizzato. Nel ragazzo giovane che non ha problemi sportivi, la quantità di carboidrati sì, sicuramente sui 50-55%. Probabilmente ha già risposto, tengo a riprendere tutte le informazioni che lei ha cercato di farci passare da due anni di più. Però se chiedo cortesia con la mia pigrizia, già il consiglio per un ritmo giusto delle giornate di smart work. Bellissimo. Allora, io consiglio di tenere comunque la sveglia presto, dalle 6 alle 8. Quindi se uno è abituato ad andare a dormire 10 e mezza, svegliarsi 6 e mezza, ad esempio, sono in smart working, posso fare anche dalle 11 alle 7. Però tenerla sveglia a quell'ora e cercare di inserire l'attività fisica mattutina. Allora, al risveglio e a digiuno ci permette di bruciare più grasso. Quindi voglio mantenermi in forma, allora faccio al risveglio un quarto d'ora, 20 minuti di... ho un tapirulano in casa, ho una bicicletta, arriva al bello, esco a fare una passeggiata di un quarto d'ora, 20 minuti, faccio una passeggiata all'aria aperta, rientro, faccio la colazione e poi parte la giornata. Sicuramente uscire di casa, perché uscire ci permette di venire a contatto con la luce, quindi riattivare poi tutti i neurotrasmettitori e gli ormoni che sono importanti per far partire la giornata. Dopodiché la colazione posso iniziare. Poi banalmente si possono fare anche degli esercizi da seduti. Quando noi abbiamo dei corsi in questi anni, abbiamo avuti online di più ore, ogni tanto noi staccavamo, ci alzavamo dalla sedia e facciamo due squat, un saltello, giusto per riattivare ed evitare che si vada in completo addormentamento, perché c'è questo rischio. A un certo punto dopo 8 ore mi addormento, no, mi risveglio, posso aprire la finestra, una boccata d'aria, metto a fare qualche esercizio e poi riparto. Quindi cercare di dare questo ritmo con l'attività al risveglio, ma sicuramente esco di casa, faccio colazione, inizio la giornata lavorativa. Se ho possibilità prima del pranzo di uscire ancora 5 minuti a camminare, oppure mi metto magari a pulire casa, è sempre esercizio fisico, sistemo alcune cose, il pranzo, quando finisco la giornata cercare anche lì comunque di uscire per dire come se tornassi dal lavoro, esco, faccio una passeggiata e rientro, ridò un ritmo alla mia giornata con l'esposizione solare, questo è importante, e l'aria, insomma, ci hanno chiuso fin troppo, quindi torniamo all'aria aperta. Un'altra domanda che riguarda i ragazzi, riguarda soprattutto i giovani, no? Una domanda direi. Come evitare le abbuffate post allenamento? Uno fa nuoto per un'ora, 45 minuti o un'ora, però alla fine mangia le gambe del tavolo, letteralmente, quando è giovane. Sì. Allora, la prima cosa è bilanciare i passi nell'arco della giornata, cercando di fare uno spuntino prima dell'allenamento. Se mettiamo il nuoto lo fanno alle 6 di sera, perché magari i giovani finiscono, lo fanno alle 6 di sera, un buon pranzo e uno spuntino pomeridiano in modo da avere energia e non arrivare col vuoto ipoglicemico. Dopodiché quando finiscono magari mangiare subito un frutto appena finito per recuperare, smorzare un po' la fame con la fibra, magari una mela, in modo che inizio a tamponare, poi rientro e li mangerò sì magari un secondo con più pane o anche un primo con verdura, un po' di proteina. I giovani devono recuperare, però un frutto a fine, bevendo subito dell'acqua a fine allenamento, può essere utile con la fibra per smorzare anche poi la fame, il picco glicemico che poi si viene a creare quando inizio con il pasto. Ottimo, grazie davvero. Grazie. Abbiamo sforato tutti i tempi, rinuncio alle mie domande, ma sicuramente mi ha molto colpito il messaggio che hai mandato.
Probabilmente in questa fase, in questi ultimi decenni e soprattutto di recente, si è verificato un pesante disallineamento tra quelli che dovrebbero essere, che sono i nostri ritmi biologici e gli stili comportamentali, le abitudini di vita. Probabilmente, tu l'hai lanciata prima, sarà una sfida grande a fronte dello sviluppo di una consapevolezza comunque collettiva, ripristinare o riavvicinare a una sorta di riallineamento questi due piani. Assolutamente, la sfida che lasciamo ai giovani. Ai giovani, esattamente. Io ringrazio tantissimo la dottoressa Laura Carabelli. Prima sono passati i suoi riferimenti, la tua mail credo fosse stata inserita per qualsiasi dubbio, chiarimento, approfondimento, comunque resta a disposizione. Do appuntamento a tutti alla prossima lezione che, come sai Laura, sarà della dottoressa Corradini il 12 aprile e che tratterà di un tema insomma anch'esso molto particolare, le malattie sessualmente trasmissibili. E una bella sfida anche questa, parlarle in un ambito accademico. E ringraziando ancora la dottoressa, noi vogliamo farle un omaggio da parte di Luca. Grazie per la sua disponibilità e il bellissimo intervento di oggi. E ovviamente salutiamo le persone a casa invitandole virtualmente a questa distribuzione di frutta fresca che sta per avviarsi per le persone presenti in aula. Grazie a tutti, grazie. Appuntamento al 12 aprile. Grazie, buona giornata. Grazie anche da parte mia. Un piccolo messaggio perché mi è giunta una richiesta al riguardo: chi avesse bisogno della certificazione di partecipazione mandi una richiesta a noi e provvederemo. Ovviamente per cortesia specificate con quale nome vi siete loggati, perché altrimenti diventa difficile in alcuni casi recuperare l'identità del partecipante. Quindi vi ringrazio e ci diamo appuntamento, come ha detto la dottoressa Massironi, al 12 di aprile. Grazie davvero, dottoressa Carabelli, per il suo interessantissimo intervento. Grazie. Grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci.